Alla presenza dei parlamentari abruzzesi è cominciato con un minuto di silenzio il Consiglio Comunale Straordinario di Penne. Consiglio che ha portato all'ordine del giorno i gravissimi problemi del maltempo e del sisma che hanno colpito Penne e l'area Vestina nel mese di gennaio. Secondo una stima dei tecnici dell'area tecnica del comune, sarebbero almeno 19 le strade danneggiate a causa di smottamenti per un ammontare di circa 15 milioni di euro. E oggi ci troviamo alla conta dei danni, con una regione in ginocchio e con le province in grossa difficoltà perché non si riesce a risolvere il problema della viabilità, non si riesce a risolvere i problemi dell'edilizia scolastica. Purtroppo le province sono state svuotate da finanziamenti e gli sono rimaste solo le competenze della viabilità e dell'edilizia scolastica, ma senza soldi che prendessero in mano questa situazione per ridare potere alle province e rimetterci i fondi necessari per dare i servizi ai cittadini. Interdette anche aule dell'Istituto Tecnico Commerciali e dell'ITS Marconi. Nel frattempo ha attivato il procedimento per avere MUSP. È una richiesta di futuro che passa necessariamente per le scuole, per le quali va verificata la vulnerabilità sismica, vanno messe in sicurezza e se è necessario, dove le scuole sono inagibili, vanno garantite soluzioni provvisorie. Credo che l'Abruzzo abbia bisogno di un piano straordinario sulle scuole e anche di poteri in deroga che riguardino i tempi, perché come ha detto giustamente una mamma qui presente, le risposte devono essere date in tempi rapidi. Il Comune di Penne chiede l'inserimento nel cratere sismico dell'intero territorio, l'espansione di IRES, IRPEF, IRAP e TASI IMU, contributi diretti per l'adeguamento sismico, rimborsi per le spese pari a 350.000 euro già anticipate per la gestione dei soccorsi e la sospensione del decreto che classifica il nosocomio Vestino a ospedale di area disagiata. Il governo non si è dimenticato di quello che è successo, il governo è vicino all'area Vestina e a tutto l'Abruzzo. Il Consiglio Comunale Straordinario ci ha fatto delle richieste precise che saranno certamente tenute in grande considerazione.